Show Cooking organizzato da Food in Store e Scavolino, un evento dedicato a tutti gli amanti della buona cucina e del design. Location lo Scavolini Store Siracusa, dove le food blogger Anna Ferro ed Elena Nasta hanno intrattenuto il pubblico con le lezioni di cucina, degustando insieme a loro le prelibatezze di piatti freschi per l'estate. L'evento si è svolto allo Scavolini Store Siracusa, uno spazio di 230 metri quadrati in Viale Scala Greca, con una curata selezione di cucine e living della vasta gamma Scavolini. Abbiamo il piacere di ospitare iFood in Store, che è un evento che Scavolini, in partnership col blog iFood, sta sponsorizzando in tutti gli store dell'Italia. E noi in Sicilia lo stiamo sponsorizzando ancora in questo mese, oggi, e il piacere, abbiamo presentato un paio di piatti con la quinoa e la meringa e abbiamo avuto diversi clienti, abbiamo avuto questo piacere. Il nesso che Scavolini vuole portare avanti insieme a iFood è quello proprio di sposare il connubio tra una cucina, un'alimentazione anche genuina, biologica, fatta di alimenti anche alternativi, a quella che è invece una cucina, quella di Scavolini, funzionale, bella, dove si possono chiaramente fare questi piatti e costruire queste pietanze interessanti e innovative. Sì, sicuramente sono delle cucine, dei programmi che hanno un grande appeal, ma quello che dico io sempre è che le cucine non devono essere solo belle, devono essere anche ergonomiche, funzionali, e all'interno si deve poter cucinare, si deve stare proprio bene. Siamo quasi 18 persone tra addetti alle vendite, squadre e logistica, e cerchiamo sempre di fare meglio, cerchiamo di essere sempre più affiatati fra noi. Lo show cooking ha avuto come protagoniste la quinoa e la meringa, preparata un'insalata estiva e un dessert. Noi siamo degli amanti della cucina, della buona cucina, cerchiamo di portare la buona cucina nelle nostre case, nelle nostre tavole. Allora, per stasera abbiamo preparato un'insalata di quinoa con pomodorini, cipolla, menta fresca, basilico, nocciole, mandorle, insomma abbiamo arricchito un'insalata tipicamente estiva. L'evento è parte del progetto Scavolini iFood in Store, un blog tour in 100 tappe che si traduce in un infinito amore per il cibo di chi cucina per passione in contenuti editoriali di eccellenza a cui vengono abbinati vini bio. Beh, noi stasera abbiamo presentato tre vini in effetti. Uno che lo abbiamo abbinato a un piatto che è un'insalata, quindi un piatto molto fresco, ed è il Nassa, che è un grillo 100% in purezza. Consideri che è un grillo che ormai viene prodotto in regime quasi di biologico. È un percorso che abbiamo voluto fare proprio perché la tendenza, sentivo parlare poco fa di biologico, la tendenza è questa ormai, di trovare dei cibi, dei vini che siano puliti e quindi andare verso quelle che sono le esigenze dei consumatori di un cibo sano e magari come era fatto una volta. Thank you.